L'evento di oggi è stata un'ottima occasione per conoscere un po' di best practice, di come Facebook viene utilizzato da parte delle pubbliche amministrazioni e da parte della politica per comunicare e interagire con i cittadini. E sulla base del workshop al quale ho partecipato sono venuti fuori un po' di spunti che descrivono un po' il ruolo che può avere una piattaforma come Facebook, ma anche come Instagram, che fa sempre parte della nostra famiglia, per la comunicazione politica istituzionale. Innanzitutto siamo una piattaforma di comunicazione e di informazione. Abbiamo visto che la regione Abruzzo ad esempio ci utilizza attraverso un format che hanno creato, che è quello del TG della Giunta, per informare i cittadini su quello che sta facendo la regione sui temi di loro interesse. Chiaramente poi Facebook è anche uno strumento di interazione, di dialogo diretto con i cittadini. Abbiamo parlato molto del live, dell'esperienza che ha fatto il nostro Presidente del Consiglio attraverso Facebook Live, quindi una diretta su Facebook rispondendo alle domande che gli arrivavano tramite Facebook e tramite Twitter su temi molto ampi. E tra l'altro è un appuntamento che lui sta dando regolarmente, quindi ne ha già fatti due e ne farà un altro la prossima settimana. Oltre alla diretta live c'è naturalmente anche lo strumento del Facebook Q&A, che invece è uno strumento scritto che consente all'amministrazione pubblica di rispondere direttamente alle domande dei cittadini. Questo è fondamentale perché quando un'amministrazione è su Facebook, la cittadinanza si immagina, vuole, esige giustamente una risposta alle domande, ai dubbi, però a volte l'amministrazione non riesce a rispondere sempre in ogni momento a tutti. Creando appuntamenti regolari attraverso live o attraverso Facebook Q&A c'è la possibilità di rispondere a tutti i dubbi e a tutte le domande della cittadinanza. Altro punto che è emerso è il coinvolgimento attivo delle persone, dei cittadini nelle attività di comunicazione. Abbiamo visto l'esempio, la best practice del Dipartimento del Turismo della Regione Abruzzo, che attraverso Instagram crea una serie di hashtag che consentono ai cittadini di partecipare alla promozione del territorio dell'Abruzzo. In questo modo non solo si promuove attraverso le foto le bellezze della vostra regione, ma in più si informano anche i cittadini su quello che sta facendo il Dipartimento, perché naturalmente coinvolgendoli attivamente loro vengono anche informati di queste attività. Il penultimo punto è quello dell'umanizzazione. Attraverso Facebook le persone devono esprimersi direttamente, quindi su Facebook, su Instagram funziona molto bene quello che si chiama il behind the scenes, quello che dietro le quinte. I cittadini vogliono vedere chi è la persona dietro all'istituzione, e quindi un esempio, cose di lavoro, appunto l'hashtag creato dal portavoce del Presidente Renzi è un ottimo esempio in questo senso, perché consente ai cittadini di seguire il Presidente del Consiglio anche in momenti in cui i telegiornali o appunto la stampa tradizionale non potrebbe vedere quello che sta facendo. Ultimo punto altrettanto fondamentale è quello dell'informazione. Strumenti come Facebook, come Instagram, come Twitter, che sta parlando in questo momento, sono fondamentali anche per sapere quali sono in questo momento le priorità dei cittadini e per rispondere ai loro dubbi, alle loro domande. È molto importante quindi ricordare che Facebook non è solo uno strumento di comunicazione, ma anche uno strumento di ascolto, e quindi mi sentirei di dire amministrazioni e politica, ascoltate anche sempre i vostri cittadini e rispondete attraverso strumenti come questi.